E parte proprio da Milano la Fashion Week dedicata alla donna. Insieme andremo a scoprire tutti i backstage, le sfilate e le interviste a tutti gli stilisti. Tantissime saranno le nuove tendenze primavera-estate 2016 da scoprire insieme. Siamo qui nel backstage Biblos Milano con Manuel Facchini. Subito ti volevo chiedere di parlarmi di questo bellissimo progetto Sold Out First Row. Ah, ok, scusami. Pensavo mi chiedessi della collezione prima. Sì, subito dopo arriva quella che è importantissima. No, scherzo. Più importante è questo, effettivamente. No, è stata un'idea che, visto tutti i problemi che ci sono, soprattutto in questo momento nel mondo, potevamo magari fare, oltre a qualcosa di bello, anche qualcosa di buono. Per cui abbiamo pensato di partecipare a questa charity. Abbiamo venduto 2 biglietti in prima fila a un ottimo prezzo e poi abbiamo correlato anche la vendita al Biblos Art Hotel in Valpolicella, che e tutto andrà in beneficenza. A me sembra un'ottima iniziativa e anzi tanto di cappello. Invece, per quanto riguarda la tua collezione, sono molto curiosa di vederla prima di tutto, ma so che il cuore pulsante saranno i giardini botanici di Singapore. Come mai questa scelta? Perché come spazio è molto innovativo, c'è la vegetazione particolarissima, perché c'è condensato in un piccolo spazio la vegetazione di tutto il mondo, sia floreale che di piante, per cui è un contesto stranissimo, dove si ergono tra l'altro delle strutture metalliche architettoniche che sembrano quasi delle piante di un altro pianeta. Per cui ho immaginato questo contesto come se fosse un contesto supernaturale, per cui ecco, le donne che rappresento nascono e crescono in questo microcosmo dove si vestono di questi fiori, di queste piante, che però non sono mai normalmente, banalmente, fiori e piante, ma vengono sempre rivisitate con graficamente e materialmente con dei concetti innovativi di grafica. Un'ultima domanda e ti lascio. Bisogna dare dei limiti alla propria creazione, secondo te? Secondo me non bisogna mai dare dei limiti alla creazione, perché con l'esperienza sai dove è giusto andare, dove non è giusto andare. Per un discorso o commerciale o creativo, in ogni caso secondo me la creatività va protetta e spinta oltre ogni limite.